L'Unione Europea ha dichiarato guerra agli immobili in classe energetica G. Ciao, sono Leonardo Raso e in questo video ti spiego quello che sta accadendo sugli immobili che devono essere venduti o affittati secondo la nuova impostazione dell'Unione Europea. Di recente è stato deciso in Unione Europea di mettere al bando tutti quegli immobili che consumano troppa energia. Ovviamente è una decisione figlia dei tempi, determinata dall'attuale crisi energetica, che ha indotto appunto l'Unione Europea a stabilire che tutti gli immobili che nel 2030 non saranno almeno di classe energetica E non potranno essere venduti ed affittati. Ora, per i proprietari di immobili italiani questa normativa non è ancora vincolante, in quanto i singoli stati, ed in particolare l'Italia, ha la libertà di decidere se e quando aderire a questa normativa. Però la traiettoria è segnata, quindi c'è il pericolo che a breve moltissimi proprietari saranno costretti a dover migliorare da un punto di vista energetico i propri immobili. E questo significa dover sostenere dei costi di efficientamento energetico che prevedano il cambio degli infissi, la coibentazione dei tetti e tutta quella serie di migliorie che possono portare a una riduzione dei consumi energetici da un lato e ovviamente a un'implementazione della classe energetica del singolo immobile. Da alcuni anni, forse non tutti sanno, che è diventato obbligatorio al momento della stipula di un atto definitivo di compravendita oppure quando si affitta un immobile, quindi al momento della stipula del contratto di locazione, consegnare alla parte acquirente, ovvero all'inquilino, l'attestato di prestazione energetica, ossia un documento che certifica a quale classe energetica l'immobile appartiene. Le classi energetiche vanno dalla classe A, che è quella diciamo migliore in assoluto, a scendere fino alla classe G, che è quella peggiore, quella che appunto indica maggior consumi e il minor efficientamento energetico. Però il vero problema è che dietro questa normativa si rischia di andare a obbligare moltissimi proprietari, in quanto è stato stimato che almeno il 55% degli immobili esistenti appartengono a classi inferiori alla classe E, e appunto obbligare molti proprietari a dover sostenere dei costi ingenti per la ristrutturazione dei propri immobili e quindi per poter adeguarsi a questa nuova normativa qualora diventasse obbligatoria in Italia. Ma il vero problema è che la normativa andrebbe a poter anche stravolgere da un punto di vista paesaggistico la bellezza dei borghi italiani. Immaginiamo i piccoli borghi italiani tipici per quelle casette con i tetti in tegole, con i coppi, con gli infissi in legno antico. Ecco, tutti questi potrebbero vedere mortificare le loro peculiarità. Immaginiamo i trulli di Albero Bello, insomma dei bei trulli trasformati con dei pannelli energetici, dei pannelli fotovoltaici attaccati sulla loro bella cupola caratteristica, oppure degli infissi bianchi in PVC molto mortificanti per la bellezza dei luoghi. Quindi personalmente non so se questa normativa diverrà mai obbligatoria in Italia, però ciò che dobbiamo aspettarci è che moltissimi acquirenti diventeranno sempre più sensibili agli aspetti delle classi energetiche, agli aspetti dell'efficientamento energetico, con conseguenti ripercussioni negative per tutti quegli immobili che sono di classe energetica F o G, sono purtroppo la maggioranza, soprattutto
in una città come Roma, e quindi il consiglio per i proprietari che volessero vendere gli immobili è quello di adeguare il più possibile, magari gradatamente, il proprio appartamento, il proprio negozio, per farlo diventare da un punto di vista energetico il più efficiente possibile. E se questo video ti è piaciuto, metti un clic sulla campanella in modo da essere anche avvisato quando pubblicheremo noi altri video, e metti anche mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Ti auguro di vendere il tuo immobile in maniera energeticamente efficiente. Ciao da Leonardo Raso.